Sul lungomare di Napoli si sono accesi i 50 forni del Napoli Pizza Village, che sforneranno pizze fino alla mezzanotte di domenica 6 settembre. Il sindaco De Magistris ha tagliato il nastro inaugurale con gli organizzatori, il presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, Sergio Miccù, e Lidia Bastianic. Il Pizza Village è una realtà consolidata, lo è qui sul lungomare, speriamo che sia un grandissimo successo di serenità, di qualità, di professionalità e di competenza dei nostri pizzaioli, dei nostri maestri delle pizze. Credo che il prossimo obiettivo sarà New York, ma questo è importante perché questo è accaduto nel guardare le immagini. Quando all'estero hanno guardato il lungomare pieno di pizze, in un contesto naturalistico che è il più bello del mondo, non può che attrarre tutti, quindi attrae le persone che vengono qui e che vogliono un'iniziativa di questo tipo in tutto il mondo. Quasi un chilometro e mezzo di lungomare si sono così trasformati nella pizzeria più lunga del mondo, con 24.000 posti a sedere a disposizione dalle 18 alle 24. Alla Rotonda Diaz c'è poi lo Stadio della Pizza per assistere al campionato mondiale dei pizzaioli. I 500 concorrenti provenienti da tutto il mondo saranno giudicati da una giuria presieduta da Lidia Bastianic, giudice delle scorse edizioni di Junior Masterchef. Ogni sera poi sul palco si alterneranno artisti in spettacoli di musica e cabaret. Per evitare le file degli anni scorsi, da quest'anno è prevista la possibilità di comprare i biglietti per la consumazione anche online sul sito www.pizzavillage.it.